Nel pomeriggio di Radio Sound Piacenza 24, Nicolò Bisotti, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Detta così, qualcuno ti conosce, anzi molti piacentini, qualcuno sarà saltato sulla sedia, altri forse un po' meno. Insieme a Carlo e Andrea siete fratelli Borgazzi. Fratelli Borgazzi, esatto, più che fratelli, amici ma più che fratelli. Questa storia di musica nasce anche come legami d'amicizia. Beh, certo, nasce principalmente come gioco, divertimento tra amici. Siamo partiti io e Carlo, poi si è aggiunto Andrea, poi adesso ultimamente, l'ultimo anno, si è aggiunto anche Federico Pagani, che suona con noi, per passare il tempo in spensieratezza. Mi piace la definizione musica leggera piacentina. Il nome Fratelli Borgazzi da cosa nasce? Fratelli Borgazzi ce lo chiedono, ma io sinceramente non me lo ricordo, quindi penso abbastanza a caso, perché risale a ormai una ventina d'anni fa. Quindi chissà cosa ci passava per la testa quel giorno. Nelle vostre canzoni che cosa ci mettete, Nicolò? Allora, nelle nostre canzoni ci mettiamo un po', come capita a tanti, quello che ci succede tutti i giorni, le nostre avventure quotidiane e poi un po' di riferimenti, direi parecchi riferimenti alla città di Piacenza, alla provincia, al nostro territorio che tanto abbiamo amato e che amiamo, e quindi un po' di riferimenti anche a quello. Tutto in chiave leggera e un po' simpatica, un po' gogliardica. Scavalcando il campanile, il 27 ottobre è, perché insomma diciamo che fra Piacenza e Cremona gli sfottò si sprecano e spero solo quelli, però diciamo che voi il 27 sarete all'Osteria del Fico di Cremona, un passo importante. Un passo importante, superiamo il Po e andiamo di là dai cugini, però sarà una bella serata. Che cosa avete programmato per quella serata, Nicolò? Faremo, insomma, ci esibiamo all'Osteria del Fico, saranno tutte le nostre canzoni, i nostri grandi successi di questi anni di carriera, che da poco più di un anno proponiamo anche live, perché prima noi non suonavamo dal vivo. Abbiamo suonato a Piacenza, abbiamo suonato un po' in giro in questo anno e quindi adesso abbiamo ancora un paio di concerti e il prossimo è proprio a Cremona. Senti, ma vanno fatto uscire dalla sala prove con le armi, no? Abbiamo resistito stoici per anni e poi abbiamo ceduto, però abbiamo fatto bene perché ci divertiamo molto. Credo che sia una bella esperienza il contatto con il pubblico. Sì, no, ma noi eravamo tutti, suoniamo in altri gruppi, abbiamo suonato in altri gruppi e quindi abbiamo sempre suonato dal vivo e ci piace. Però con i Borgazzi, insomma, eravamo un po' resti per una serie di motivi organizzativi e personali, ma poi insomma abbiamo ceduto l'anno scorso. A 40 anni abbiamo detto dai, facciamolo. I Borgazzi scavalcano il Po per la prima volta e vi aspettano all'Osteria del Fico di Cremona in via Guido Grandi 12. Ricordo per le prenotazioni 392 267 7329. L'appuntamento è a partire dalle 19:30, esattamente domenica 27 ottobre. Ne abbiamo parlato con Nicolò Bisotti, che è stato con noi qui su Radio Sound Piacenza 24. Grazie Nicolò. Grazie a voi, a presto, un saluto.